Buongiorno a tutti i telespettatori di Mattino 6, oggi giovedì 28 marzo 2019, siamo in diretta questa mattina come tutte le mattine per la nostra rassegna stampa. Andiamo a leggere le prime pagine dei quotidiani regionali e nazionali che questa mattina troviamo nelle edicole e poi nella seconda parte andiamo a leggere le pagine interne dei quotidiani regionali. Vogliamo subito iniziare con il centro della provincia di Pescara con il titolo di apertura, Naiadi sospese tutte le attività a Pescara, acqua fredda e piscina ancora chiuse, a rischio gli eventi del fine settimana. Nel centro pagina, andiamo anche nella foto di apertura, si parla dell'aeroporto d'Abruzzo, dove a Pescara partono sempre più passeggeri, risultato storico, i numeri positivi dei primi mesi dell'anno. Nel taglio basso si parla dell'ultra ucciso, la rabbia del padre di Pasquale Rigante, dove nessun risarcimento per la morte di suo figlio Domenico. A 7 anni dall'omicidio dell'ultra biancazzurro, il papà rompe il silenzio per tutelare la nipotina che oggi fa la seconda elementare. Sempre a Pescara c'è la scelta del nuovo sindaco. Poi Bussi, processo per la ricostruzione, spuntano in merito agli appalti anche i servizi segreti. E nei box del taglio alto. Si parla del presidente, chi parla è il presidente di Confindustria Boccia, dice nel 2019 non ci sarà la crescita, PIL, prodotto interno lordo a zero e lavori fermi. Sulla previdenza, l'INPS, assegni familiari da aprile, nuove regole per le domande. Ci spostiamo sempre sul centro, questa volta della provincia di Chieti, anche delle zone di Vasto e Lanciano. Titolo di apertura, Miro, costruttori ricorrono al TAR. A Chieti, dopo lo stop ai negozi, la proprietà chiede di annullare i giudizi negativi del VIA. Vogliamo ricordare, Miro è il nuovo centro commerciale che deve essere realizzato vicino a Megalò, a Chieti Scalo. Miglianico, invece. Miglianico, bambina ferita nello schianto dell'auto, è di 30 giorni la prognosi di questa bambina di 10 anni rimasta ferita nell'incidente di martedì sera a Miglianico. Nel taglio basso, sempre a Chieti, pedofilia su internet, settantenne nei guai. Max inchiesta su video e Photoshop, scambiava i file osceni con minorenni ritratti. E Lanciano, anche a Lanciano, una notizia: non paga le bollette, staccata la luce alla piscina, le gemelle di Lanciano. E poi Monte Odorisio, delitto Lizzi, nuovo filone nelle indagini. Vogliamo ricordare Antonio Lizzi, 69 anni, è avvenuta la sua uccisione un anno fa e hanno ripreso vigore, gli investigatori avrebbero individuato un nuovo filone nelle indagini che potrebbero portare presto al nome dell'omicida. Ci spostiamo alla provincia di Teramo, il centro scopre pedofilo che insidia il figlio. Teramo, il papà fissa un incontro via telefono e si presenta accompagnato dalla polizia. E sempre a Teramo, alla scuola Lucidi, tecnici indagati per i lavori. Quattro tecnici indagati e nuovi accertamenti sulla differenza tra i lavori di adeguamento sismico e lavori di miglioramento sismico. Così ha disposto il GIP nell'accogliere la disposizione dell'archiviazione dei genitori dell'alunna a scuola Lucidi. Sempre Teramo e anche nelle frazioni, piano asfalti, 1.300.000 euro al via in estate, interventi in centro e anche nelle frazioni. È morto l'anziano investito ad Alba, l'ottantenne ricoverato in rianimazione, non ce l'ha fatta, domani sarà svolta l'autopsia. E Giulianova, turismo, un anno 2018 deludente, meno arrivi e presenze. Dalla provincia di Teramo ci spostiamo a quella dell'Aquila,
Titolo di apertura: droga, parrucchiere condannato all'Aquila. Castellani patteggia 16 mesi. Nella sua casa la polizia trovò un chilo di cocaina. Nel centro pagina vediamo un premio degli Stati Uniti a un'eccellenza abruzzese, Anastasia, la regina marsicana di marketing mondiale. Questa ragazza, 28 anni, la giovane, ha vinto un prestigioso premio negli Stati Uniti. L'Aquila, sisma 2009, dal 31 marzo, città nel panico. Il 1 aprile del 2009 il centro esce dando al sisma uno spazio che non aveva mai dato fino ad allora. E sempre l'Aquila sul merito alla nuova giunta. Altro strappo nel centrodestra, crisi nel centrodestra, in apparenza sembra di sì che sia risolta, ma il fuoco cova sotto la cenere. Morto nel fiume, un racconto shock, giallo del fucino, un amico al fratello di Dorazio, quella notte Colinzio chiese aiuto. E in Sulmona, impiegati infedeli, l'asso della manica dei difensori. Dal quotidiano Il Centro ci spostiamo al quotidiano regionale d'Abruzzo, Il Messaggero. La regione taglia gli stipendi da 1.000 a 1.300 euro in meno a consigliere dopo l'allargamento dell'assemblea. Questo per risparmiare, saranno ridotti anche segreterie, indennità e costi dei gruppi. Sempre sulla prima pagina del Messaggero. Nel taglio centrale, infrastrutture, il ministro Lezzi su Pescara e Ortone, i porti abruzzesi, dice, restino ancora con Ancona. E appalti bussi, confermate le tangenti in aula, ricostruzione, le accuse dei testimoni, c'erano, dice, precise percentuali per lavorare. Dal Messaggero ci spostiamo al quotidiano La Città della provincia di Teramo. Denunciato allenatore pedofilo, adesca un tredicenne su Instagram e inizia a tempestarlo con messaggi, immagini, porno e inviti. In alto Giulianova non tiene il passo degli abruzzesi, diffusi i dati sul turismo, e a Roseto degli Abruzzi accordo fatto invece sulla tassa di soggiorno. E inoltre, regione e governo, frane e neve, doppio canale per i fondi. Nel taglio basso, ex manicomio, pallino del comune d'Alberto, qui l'articolo riporta, sollecita il progetto preliminare per la variante. Poi lo sport, verso il recupero del calciatore del Teramo Infantino, caudo ottimismo del Teramo per la sfida, inoltre con le Renate. Dalle prime pagine dei quotidiani regionali ci spostiamo alle prime pagine dei quotidiani nazionali. Il Corriere della Sera, gli industriali, l'Italia è ferma, Palazzo Chigi sulle tensioni nel governo, la Lega sporca tutte le nostre iniziative. L'economia, il leader del Carroccio respinge l'allarme degli imprenditori, Di Maio invece si definisce preoccupato. Nel taglio centrale si parla della Brexit nel Regno Unito, la Premier pronta a lasciare, però dice se approvate l'accordo, dice offre le sue dimissioni per il voto sulla Brexit. E dal Corriere della Sera a Repubblica, anche qui si parla di economia anno zero, Confindustria, nessuna crescita nel 2019, Di Maio conferma che Confindustria ha ragione, però Salvini, l'altro premier, dice che si sbagliano, il governo è diviso, non vara le misure per il rilancio e la Lega insiste sulla flat tax, Tria la blocca. Qui vediamo anche il grafico del calo del PIL. Da Repubblica al Fatto Quotidiano, titolo di apertura, ideona del nuovo PD, stipendi e vitalizi più alti ai parlamentari. Questo è la casta continua, il disegno di legge del tesoriere Zanda. Cacciari invece dice follia, suicida. Nel taglio alto,
Paura matta la SIAE, i politici poi rompono. Gli autori protestano per i fondi che non gli sono arrivati, ma la dirigenza è cauta nel richiedere i soldi ai democratici. E inoltre Consip, le chat di Tiziano e Russo, che il GIP non può ignorare. Papa Renzi, ecco i fatti che i PM non vedono. I messaggi fra il suo amico Russo e l'imprenditore Romeo mettono a dura prova la richiesta di archiviazione della procura, che ha deciso di ignorarli. Poi ci spostiamo su altre notizie, però cambiando giornale, questa volta vediamo il Messaggero, quotidiano nazionale. Anche qui industriali, l'Italia è ferma e il governo litiga sulla crescita. Questo è l'allarme di Confindustria sul prodotto interno lordo, che è zero, però dice colpa delle scelte del governo, Salvini e Di Maio in difesa, abbassate le stime del DEF, slitta anche il pacchetto Tria. Poi una notizia sul mercantile che si dirige su Malta, i migranti dirottano i soccorritori che non ci facciamo riportare in Libia. E nel centro pagina la foto sempre del primo ministro britannica Theresa May, vado via in cambio del sì alla Brexit. Sullo stadio, nuovo stadio della Roma, fronte del no nel Movimento 5 Stelle, manca, dice, l'interesse pubblico. Sale il dissenso, timori grillini per le penali, archiviazione invece per Frongia, che il sindaco Raggi dice che può ritornare in giunta come assessore. E Libero, si parla col titolo di apertura del vice premier Di Maio, che si trova negli Stati Uniti, dove è andato anche qui per fare una visita per poter, diciamo, sponsorizzare le imprese italiane. E poi nel taglio basso si parla di Matteo Salvini, che potrebbe rischiare un altro processo, nave di migranti salvata, nuova accusa di sequestro. Infatti l'ombra di altra inchiesta per sequestro di persona aleggia sulla sua testa, la storia è simile a quella del caso della nave di Ciotti. Spostiamoci sul Manifesto, anche qui fronte del porto, mercantile turco, con 108 migranti a bordo navi che a vista del Mediterraneo in tempesta, i naufraghi si sarebbero rifiutati di tornare in Libia. La nave fa rotta verso Malta, ma la Valletta allerta le forze armate. Salvini dice sono pirati criminali, si scordassero di venire in Italia. E nei box in basso si parla ancora della Brexit. La May anche qui dice mi dimetto se c'è l'ok all'accordo. Dal Manifesto al Sole 24 Ore, quotidiano economico nazionale, che il Sole 24 Ore apre con un titolo su Confindustria, il paese è fermo, debito fuori controllo, riviste al basso le stime sull'export, eviterà la recessione. Solo l'export, dice, eviterà la recessione. Boccia, presidente di Confindustria, invoca un salto di qualità, ora un patto per sviluppo e occupazione, dice il presidente di Confindustria. E spostandoci sempre su altri argomenti di economia, la Volkswagen dice sì alla Ford e no al Fiat FCA. Dice inoltre la BCE, Draghi pronti ad agire se l'economia peggiora. Poi c'è anche il commento del governatore di Banca Italia, Visco, dice serve una strategia chiara per il debito pubblico. Vogliamo adesso spostarci dal Sole 24 Ore al quotidiano La Stampa, la crescita zero inguaia il governo, il DEF è rinviato, Salvini è positivo, invece Di Maio no a manovre correttive. Il caso Battisti, non bastano le scuse, Battisti chieda perdono ai parenti delle vittime, dove ha confessato gli omicidi che lui ha commesso in questi giorni. E poi
Si parla della nave dei migranti, Italia e Malta pronte a schierare la Marina. Il ministro dell'Interno è pronto a schierare la Marina per fermare una nave di migranti. Hanno dirottato l'imbarcazione, dice, sono pirati, 108 si sono impossessati di questo mercantile turco, manifestando l'intenzione di non tornare in Albania. Dopo la stampa. Abbiamo il Secolo d'Italia, sabotaggio anti-bimbi, Toninelli, la legge Meloni per evitare altre morti di bimbi abbandonati in auto. A luglio dice deve entrare in vigore ben 9 mesi, manco a farla a posto dopo l'approvazione delle Camere, ma il governo si è scordato anche di finanziarla. Nei box in basso. L'incontro che c'è stato ieri al Viminale, dove il ministro dell'Interno Salvini ha incontrato alcuni ragazzi che hanno salvato altri loro compagni di scuola sull'attentatore del pullman che li portava a scuola. E si è parlato anche di non basta strumentalizzare la cittadinanza italiana agli extracomunitari. Se i migranti sono pirati, minaccia nel Mediterraneo, in merito alla nave turca che si sta dirigendo verso tra Malta e l'Italia. Dal secolo alla verità, migranti dirottano una nave, ma i giudici indagano Salvini. Naufraghi soccorsi in acque libiche costringono l'equipaggio che li stava riportando a Tripoli a invertire la loro rotta e a puntare a nord. Il ministro dell'Interno sono pirati, l'Italia la vedono col binocolo. Poi centropagina in merito al caso Battisti, a sinistra dice l'articolo, fanno finta di non aver mai difeso il terrorista. Sempre nel centropagina, le pensioni private più alte del 30% di quelle dell'INPS. Il sistema pubblico è inefficiente nonostante, scusate, la nostra spesa previdenziale sia tra le maggiori in tutta Europa. Dice non solo la nostra spesa pensionistica è tra le più alte, ma il sistema previdenziale tricolore è anche il meno efficiente. Nel taglio basso. Accusata di frequentare siti pedopornografici di contatti con altri ragazzi, sesso con il minore, arrestata la professoressa. Vogliamo ricordare l'insegnante, questa donna di 31 anni di Prato, stata messa agli arresti domiciliari per aver avuto relazione con un 14enne al quale impartiva ripetizioni private in inglese. E dal rapporto tra la donna e il minorenne, come approvato il test DNA, è anche nato un bambino che oggi ha 7 mesi. E dalla verità all'avvenire, poi dopo ci spostiamo ai quotidiani sportivi, rotte più umane, il Papa dice ingiusto bloccare le ONG, inchiesta per il sequestro sul caso Sea Watch, migranti dirottano mercantile che li riportava in Libia dopo il naufrago, e dramma Brexit, May approvata l'intesa con l'Unione Europea e poi successivamente mi dimetterò. Ok, al reddito e quota 100, allarme per crescita zero. Il via libera sul definitivo al decretone è polemica però sulle previsioni di Confindustria. E nel centropagina, anche con una foto di copertina, vediamo il titolo Fermiamo la strage di braccianti schiavi. Dice esiste una ferocia dello sfruttamento del lavoro dei migranti che è la causa di condizioni disumane e che quindi di patologie. Di fronte a questo tutti dobbiamo assumerci le nostre responsabilità, non far finta invece di nulla. Così riporta l'articolo. Vogliamo adesso, visto che abbiamo concluso le pagine dei quotidiani nazionali, ci spostiamo sempre ai quotidiani nazionali, però questa volta dei quotidiani sportivi. Titolo di apertura del quotidiano La Gazzetta dello Sport, Il mio cuore è toro, Belotti esclusivo, il futuro dice mi vedo qui, al fila sento la storia e rivoglio la nazionale. Questo. Poi altro articolo, Cevcenko, un vero idolo, non parlava mai,
dimostrava tutto sul campo, io cerco anche di imitarlo, dice Belotti. E si parla al centropagina di Icardi, dove ad Appiano Gentile davanti a Spalletti si chiude un caso lungo 43 giorni. Il discorso di Mauro, oggi Icardi parlerà a tutti i compagni, verrà convocato per la Lazio, allarme Lautaro, affaticamento. E sugli articoli di spalla di sinistra, la Serie A, una giornata decisiva, l'inchiesta per Milan Inter sarà un weekend vista Champions, gli incroci possono essere favorevoli alle milanesi, pronta anche una mini fuga. Lazio e Roma non devono sbagliare. E poi si parla del preso il difensore francese, Bayer, un colpo da record, 80 milioni per Hernandez. Dalla Gazzetta dello Sport al Corriere dello Sport, ormai si parla del CT della Nazionale Italiana Mancini, il coraggio del CT sta cambiando il nostro calcio e vediamo come riporta qui l'articolo. In soli 9 mesi ha scelto di puntare sui giovani talenti, ha fatto lievitare il valore della rosa, ma soprattutto ha riacceso la passione azzurra. Questo è un articolo, visto anche il grande successo che ha avuto la Nazionale Italiana martedì sera. Poi Conte e Mourinho, intrigo Inter, che emozioni a Londra, José sulla panchina degli azzurri mentre Conte prova a liberarsi dal Chelsea. E il Bologna Baby ha trionfato, storica vittoria nel torneo di Viareggio, dopo 52 anni il Genova è stato battuto. E torna l'Italjuve, la nazionale si scopre vincente, dice qui il Tutto Sport, con un blocco bianconero, Bernardeschi, Bonucci, Chiellini, Kean, Perin, Spinazzola, e la Juve vuole nel suo futuro Chiesa e Zaniolo. Vediamo anche i piani del commissario tecnico della nazionale italiana. La lista di Mancini, oltre Quagliarella, i suoi 18 talenti. E con questo ultimo articolo ci vogliamo fermare per fare un break pubblicitario, per poi ripassare alla seconda parte dove andiamo a leggere le pagine interne dei quotidiani regionali, ma prima vogliamo ascoltare le previsioni meteo per quest'oggi. Ben ritrovati alla seconda parte di Mattino 6. Vogliamo subito andare a leggere le pagine interne del quotidiano Il Centro della provincia di Pescara. Già troviamo all'interno maxi sconto sulle bollette, luce e gas. L'Authority ha aggiornato le tariffe con un taglio del 10%, il calo previsto 168 euro medi. Però in merito all'Abruzzo, l'IMU nel 2018 in Abruzzo sono stati versati 400 milioni di euro. Qua si parla che ogni cittadino tra IMU e TASI ha speso in media 327 euro. Poi si parla anche degli assegni familiari, la novità che non si chiedono più al datore di lavoro, ma dal 1 aprile le domande vanno inoltrate direttamente all'INPS, dallo sportello telematico oppure dal patronato. Ci spostiamo ancora sempre in Abruzzo, il problema degli stabilimenti balneari sulle concessioni, le proroghe non bastano più, ora più concessioni, spiagge, non si cambia fino al 2033, ma gli operatori vogliono certezze. Il convegno domani a Pescara, nella sede del CNA, confronto anche con la Regione. Andiamo avanti, spostiamo sempre sull'Abruzzo. Un piano da 62 milioni di euro per l'emergenza neve del 2017, il capo del Dipartimento della Protezione Civile Borrelli ha dato anche il via libera, prevede 149 interventi urgenti di ripristino e di mitigazione del rischio. Un piano da 62 milioni e mezzo di euro per riparare i danni al patrimonio pubblico causati dall'ondata di maltempo dello scorso gennaio. Andiamo avanti, ci spostiamo a Pescara,
Si parla delle Naiadi, anche l'abbiamo trovato nel titolo di apertura. L'impianto sportivo nel caos, Naiadi sospese tutte le attività, a rischio gli eventi del weekend. Acqua fredda e piscine chiuse, affissi cartelli in vari punti della struttura per avvisare gli utenti. L'amministratore del progetto sport dice tutto ok, rispetteremo gli appuntamenti programmati. Qui vediamo nella foto i cartelli dove mettono in allerta con l'avviso delle sospensione dei servizi. E andiamo avanti ancora, ci spostiamo sempre a Pescara. L'omicidio dell'ultra assassinato, lo Stato ci ha abbandonato, parla il papà Pasquale Rigante. Mia nipote sta crescendo senza il papà, ma non è garantita in alcun modo perché l'assassino già condannato a risarcimento risulta nullatenente e la legge non ci tutela. Dice, più passano gli anni più è difficile. Angelica vive con la madre, una ragazza che si è sempre data da fare. E lui parla proprio di questo disagio che stanno vivendo come famiglia. Spostiamo ancora, si parla di salute, sempre più tumori al femminile. Cianchetti, cambiate stile di vita. Ettore Cianchetti è il presidente dell'Istituto Senologico Abruzzese. Parla il fondatore proprio di questo istituto, attivo da 6 anni, le malattie sono in aumento, ma cresce anche il numero delle persone che guariscono. Per i bambini dà delle allarmi, dice sono vietati cibi troppo dolci e troppo salati, niente prodotti confezionati, mentre pasta e patate vanno abbinate sempre insieme alle verdure. Si parla di un evento, qui della manifestazione, 1000 atleti in arrivo domenica a Pescara, chiuse al traffico le strade del centro. Vogliamo anche vedere il servizio. Prego. È un po' la manifestazione delle manifestazioni. Pescara in particolare ospita tante grandi manifestazioni, ma il Vivi Città è proprio la manifestazione di tutti. E lo abbiamo annunciato in conferenza stampa, e ci sarà la chiusura delle strade proprio in pieno centro. È importante far vivere la città di Pescara a tutti coloro che vengono da fuori regione, per cui massima tolleranza nei confronti di coloro che corrono e magari ci impediscono di fare 2 passi e di uscire con la macchina dal garage. Per quanto riguarda tutto il resto, Vivi Città non è solo agonismo ma è anche passeggiata, ci saranno dei partner solidali che verranno a presentare le associazioni a fare raccolte fondi, ma ci sarà soprattutto come sempre l'apertura della manifestazione con i bambini che da Piazza Salotto su Corso Umberto veramente ci andranno a infervorare la mattinata e speriamo si parta nel migliore dei modi per concludere con una 36esima edizione ancora più bella delle altre. È una manifestazione che si svolge in tutta Italia, in Abruzzo solo a Pescara, sarà una bella mattinata. L'impegno per la chiusura del traffico per le vie interessate è solo per circa 2 ore, qui insomma l'invito è di sia quelli che parteciperanno alla gara, sia i cittadini che vorranno assistervi, di godersi di una bella mattinata di inizio di primavera, le previsioni ci danno sole, quindi stare in giro, vedere gli atleti che corrono, insomma sentirsi cittadini che vivono la domenica della città. Dalla cronaca di Pescara ci spostiamo a quella di Montesilvano, dove si parla di un anziano che è stato raggirato per mesi da una falsa nipote. L'85enne avrebbe consegnato ripetutamente la pensione a lei e al complice fino a quando il figlio ha avvisato i carabinieri. E sempre Montesilvano, controlli dei vigili, nessun cliente multato dal nucleo antiprostituzione. Comincia a dare i primi frutti la campagna contro la tratta delle donne avviata a Montesilvano dal sindaco Maragno, ma vogliamo anche qui vedere un servizio. Prego. A Montesilvano si continua a lavorare notte dopo notte, il caso di dire, assessore Cozzi, anche nell'ultima notte ci sono stati degli interventi della polizia locale. Non solo si prosegue, ma si vedono anche già i risultati, se vogliamo, perché nella notte scorsa non abbiamo fatto nessuna contravvenzione, quindi volevamo con questa campagna arrivare a tutta la popolazione, ma non solo, perché poi quelli che abbiamo pizzicato, passatemi il termine, non sono di Montesilvano, sono persone che vengono dall'Interland.
Con questa campagna volevamo fare rumore, ci siamo riusciti perché se ne parla a livello nazionale. Se avessimo detto semplicemente che era vietato contrattare le prestazioni, nessuno avrebbe ripreso questa notizia. Invece siamo arrivati in tutta Italia. Controlli che proseguiranno anche, soprattutto con l'arrivo, l'avvicinarsi anche della stagione estiva. Controlli che saranno intensificati, non a caso abbiamo creato questo nucleo, ma controlli che venivano fatti anche prima, quindi la nostra attenzione è stata sempre massima, adesso la stiamo intensificando. Vogliamo spostarci alle notizie sul comune di Francavilla, coppia denunciata dopo lo scippo, anziana derubata finisce in ospedale, due donne vittime di aggressioni lunedì scorso. E i carabinieri rintracciano grazie alle telecamere un trentenne e la complice caccia anche all'altro malvivente. Sia rifacimento con la sabbia del porto, sempre a Francavilla, il via libera 12.000 metri cubi di materiale padovano, il trasporto da Pescara con i camion verrà portato. E appalti pilotati sulla ricostruzione di Bussi, spuntano i servizi segreti. Con l'audizione dei testi della pubblica accusa entra nel vivo il processo sulle tangenti per il lavoro del post terremoto. Operaio si ustiona a Bussi sul Tirino, a Popoli in particolare, e incidente sul lavoro, ricoverato un 28enne colpito mentre lavava l'impianto. Chieti, un articolo che abbiamo trovato anche in apertura sul quotidiano Il Centro della provincia di Chieti, nuovo ricorso al TAR dopo lo stop ai negozi, il Miró riparte la battaglia dei costruttori, la proprietà torna in tribunale amministrativo contro i giudici negativi del comitato di valutazione di impatto ambientale. Qui vediamo nella foto anche il progettista, l'ingegnere Domenico Merlino, che è un ingegnere specializzato nella realizzazione di centri commerciali anche a livello internazionale. E pedofilia a Chieti, su internet, indagato un 70enne pensionato che vive a Chieti, accusato di associazione a delinquere, scambiava su Skype file osceni che ritraevano i minori. E andando avanti, su Teramo, un altro caso simile a quello di Chieti, scatta l'inchiesta in centro storico, scopre un pedofilo che addesca il figlio, il tredicenne attirato in una chat da un barista che gli inviava sue foto nudo, il padre fissa un incontro e arriva con la polizia. Soldi ai terroristi, abbiamo... Settimana scorsa c'è stato gli arresti di questi terroristi che vendevano tappeti ma ci finanziavano altri terroristi, sono 5 gli indagati resistenti nella zona della Vibrata. È morto l'anziano investito sulle strisce ad Alba, l'ottantenne con un passato nel PSI, era stato travolto lunedì in via Toscana, purtroppo non ce l'ha fatta, è deceduto, domani verrà svolta l'autopsia. E sempre a Teramo, inchiesta sulla scuola sul dopo terremoto, lavori alla Lucidi, indagati 4 tecnici, a Teramo il giudice per le indagini preliminari accoglie l'opposizione dei genitori, firma l'imputazione coatta e chiede nuove indagini sugli interventi svolti. E ci spostiamo questa volta nel comune di Silvi, rifiuti inerti abbandonati sulla strada, il fatto si è verificato tra Pianacce e 3 ciminiere, i cittadini puntano il dito contro i ritardi dell'apertura dell'ecocentro proprio per la raccolta di questi rifiuti di inerti. E Pineto, restano sul posto dopo un mese dal taglio le canne con il rischio di favorire gli incendi, canne secche lasciate sulla strada statale 16. L'Aquila, lotta alla droga, rischiava fino a 20 anni, un chilo di cocaina in casa, condannato, patteggia 16 mesi il parrucchiere,
Gianluca Castellani, che fu arrestato dalla polizia dopo un blitz nella sua abitazione. I giudici hanno accolto la tesi secondo la quale l'artigiano ha solo detenuto occasionalmente il quantitativo senza mai spacciare, multato anche di 6.000 euro. Spaccio nei paesi, in tre sotto processo, a un quarto imputato sono stati inflitti 2 anni, gli accordi con i consumatori avvenivano tramite SMS, successo sempre all'Aquila. E il comune dell'Aquila, un'altra spaccatura nel centrodestra, l'Aquila, Junior Silveri lascia i dissidenti, ex Forza Italia approda nel gruppo misto dopo l'esclusione della nuova giunta maggioranza, perciò la crisi non si placa presso la giunta del comune dell'Aquila. E ci vogliamo spostare adesso alle pagine interne del quotidiano Il Centro d'Abruzzo, vogliamo un attimo vedere, mandiamo un servizio dell'Aquila, prego. Nonostante la composizione della nuova giunta comunale, i problemi non finiscono, perché oltre al gruppo di Fratelli d'Italia capeggiato da Giorgio De Matteis, che è sempre molto critico sull'operato dell'amministrazione comunale, c'è anche il problema di Insieme per l'Aquila e Roberto Junior Silveri proprio questa mattina si è dimesso da capogruppo di Insieme per l'Aquila, gruppo escluso dalla nuova giunta comunale presentata ieri dal sindaco. Il consigliere ha annunciato il suo passaggio al gruppo misto durante una conferenza stampa in cui era presente soltanto lui. Silveri ha definito la nuova giunta di spessore, sicuramente autorevole, e augurato di fare il meglio. Poi però ha affondato: questo governo non mi rappresenta perché io come maggioranza non l'ho scelto, me lo sono visto calato dall'alto, ci deve far riflettere per il nostro mandato elettorale. Silveri è tornato anche sui motivi della sua candidatura: mi sono candidato spinto dalla voglia di cambiamento, con l'obiettivo di dare una dignità ai cittadini inascoltati, al contrario di come avveniva con il Sire Cialente, ha detto, con scelte calate dall'alto. Ma poi la delusione si riferisce all'ultima settimana. Il sindaco è stato sfuggente, dice Silveri, anche alle stanze di interlocuzione del nostro gruppo. Si è capito che la situazione stava andando in questo verso, ma non avrei mai immaginato di leggere i nomi della nuova giunta da una conferenza stampa. Questo è un grande problema politico. Se ieri avevamo una crisi di maggioranza forte, questa cosa secondo me non la agevola. Io ho dato tutto me stesso al sindaco, immagino che anche qualcun altro possa essere deluso. Da oggi inizia un percorso coraggioso che guarda soltanto agli interessi della città, un percorso che intraprendo da solo anche per salvaguardare il mio gruppo consiliare. Accettare il metodo dei tecnici esterni, sostiene Silveri, significa accettare che anche sulle scelte programmatiche per il governo della città. È come se il sindaco avesse di fatto commissariato il consiglio comunale, secondo lui, come se fossero stati azzerati i gruppi, è venuto meno il bene della maggioranza, dice Silveri, è per questo che gioco una partita da solo, quella del gruppo misto. Escludo però il passaggio all'opposizione. Sulla composizione della nuova giunta Silveri ha spiegato: abbiamo dato margine totale al sindaco, sia nomi tecnici che politici. Per me i veri assessori oggi sono Daniele Ferella, Fabrizio Taranta, Francesco Bignotti, Carla Mannetti e Raffaele Daniele. Il resto sono solo consulenti tecnici. Vogliamo spostarci adesso al Messaggero regionale e si parla sempre del nuovo aggiunta, i costi della politica, regione taglia gli stipendi dei consiglieri, l'ufficio di presidenza intende recuperare le spese per i 5 eletti in assise dopo la surroga degli assessori. Qui vediamo nella foto il governatore Marsilio con il coordinatore della Lega Bella Chioma. Ballottaggio a Pescara e tra Antonelli e Mascia, il nome del candidato sindaco del centrodestra sarà annunciato dopo la decisione sul Piemonte in programma nel tavolo di domani. La rosa si restringe alle prime scelte di Lega e Forza Italia, anche se tra gli azzurri continua a battersi Albore Mascia. E l'università, si parla sempre di Pescara, università netto no dei sindacati,
alla privatizzazione, le sigle confederali di settore bocciano l'ipotesi di trasformazione della D'Annunzio in fondazione. Qui vediamo la foto anche in alto del rettore dell'Università, Sergio Caputi. Le mazzette pagate al ristorante, ci spostiamo nell'area metropolitana di Pescara, post terremoto, i testi del pubblico ministero confermano le accuse per i casi di corruzione negli appalti per la ricostruzione a Bussi e Bugnara. Il costruttore umbro, Alberto Cirimbilli, dopo un pranzo a Sulmona dice versai i primi 5.000 euro all'architetto. Ci spostiamo all'Aquila, la Bergamotto agita Forza Italia ma non siamo all'opposizione. Pagano, coordinatore regionale di Forza Italia, dice lei non è espressione del partito, Martino l'aveva segnalata, scelta del sindaco. Il partito a caccia di una nuova identità, trattativa in corsa con il gruppo De Matteis. Qui vediamo anche la foto del coordinatore Pagano e anche a destra del sindaco Biondi con sua moglie e poi il video che abbiamo visto, il servizio su Silveri Junior che difende l'Iris e si sposta al gruppo misto. E sempre l'Aquila, in centro le ecoisole. Informatizzazione, si tratta di strutture metalliche dotate di 5 sportelli, una notizia di informazione di conferimento delle diverse tipologie di rifiuto e qui viene detto l'utente può fare il conferimento semplicemente strisciando la tessera sanitaria dell'intestatario della TARI del comune. Spostiamo ad Avezzano, la zona di Avezzano, Eligi del Movimento 5 Stelle, la Stati ora deve dimettersi, il consigliere Grillino bacchetta duramente la Lega pur alleata del governo nazionale nel silenzio di sindaco e consiglio. C'è chi non esclude una tiratina d'orecchia da parte di Di Maio e che della vicenda si è interessato anche Salvini. Chieti da Malta Tac ai presepi viventi, ora caccia i soldi degli sponsor. Il sindaco dice di primo i comuni non hanno più le risorse di prima per le manifestazioni e anche quest'anno il comune, riporta l'articolo, batte cassa agli sponsor per organizzare gli eventi che animeranno il centro di Chieti e anche Chieti Scalo. Tari meno cara per 15.000 famiglie, a Lanciano il sindaco Pupillo, riduzione minima ma buon risultato perché in tanti comuni come il nostro è solo aumentata. Questa città, dice sempre il sindaco, il costo medio pro capite di 136 euro, sconti previsti anche per 200 utenze non domestiche. Vediamo nella foto il sindaco di Lanciano Mario Pupillo con l'assessore Orecchioni. Teramo, il numero degli anestesisti è ormai questione di cuore, all'ospedale cardiochirurgia, il primario Triggiani, pochi specialisti, così è difficile operare, teramani, fumatori e in sovrappeso anche comunicano, così si vanificano gli sforzi dei medici. Vediamo. Ancora adesso vedere, spostarci al quotidiano La Città della provincia di Teramo, si parla l'argomento le scuole abruzzesi sono sempre più vuote, l'allarme della CISL che prosegue lo spopolamento nei plessi regionali, il prossimo anno 1.800 studenti in meno, riporta qui lo studio fatto dalla CISL. Denunciato a Teramo l'allenatore di calcio pedofilo, adesca un tredicenne tramite Instagram e inizia a tempestarlo di messaggi, immagini, porno e inviti. È stato molto importante il ruolo della scuola, infatti il caso scoperto grazie alla segnalazione dei docenti, notato un drastico cambiamento del comportamento e dell'umore del tredicenne. Anche i genitori hanno fatto un ruolo molto importante, hanno avuto, il padre non ha esitato a controllare il telefono del figlio che scoprendo ancora a capriccio le chat e le immagini inviate si è subito rivolto alla polizia.
La Team contesta uno per uno i tagli del sindaco, Pelagatti e Bozzelli, gli uffici comunali scambiano, dice la nostra società partecipata, per una AUS. E lunedì D'Alberto, il sindaco di Teramo, ha annunciato un taglio da 500.000 su quanto dovuto alla società partecipata. Andiamo avanti, la ASL. Prendersi cura del fine vita è un dovere. Domani a Mosciano un convegno dedicato agli aspetti bioetici e alle questioni giuridiche del biotestamento. Vediamo domani proprio il dottor Claudio Di Bartolomeo, coordinatore della terapia del dolore e responsabile dell'ospedale Mazzini, incontrerà questi ospiti, autorevoli anche relatori, tra cui molti medici, proprio sul come prendersi cura del fine vita sulle persone malate terminali. E arrivano i fondi sul merito al maltempo che c'è stato lo scorso anno dalla Regione e Ministero. La Protezione Civile approva il piano di investimento presentato per le nevicate del gennaio 2017. Inoltre ieri il nuovo governatore della Regione Abruzzo ha incontrato i vertici della strada dei parchi di parlare del PEF. Il PEF è il piano praticamente del finanziario della strada dei parchi, dove prevedono gli investimenti sulla messa in sicurezza di tutta l'autostrada A24 e A25 che hanno in concessione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Camion a fuoco dopo lo schianto contro i pini, spettacolare incidente in viale Abruzzi a Sant'Egidio, conducente ricoverato all'ospedale di Teramo. Dopo il rogo le fiamme hanno avvolto la motrice, il conducente, benché ferito, fortunatamente è riuscito a mettersi al sicuro. Qui vediamo la foto dell'incidente che è avvenuta ieri. E vogliamo andare avanti con altre notizie, spostiamo al comune di Roseto, trovato l'accordo per l'ente di gestione, dopo la discussione di maggioranza e opposizione presentano un atto congiunto sul merito sempre alla tassa di soggiorno. E vogliamo ritornare adesso su lo sport, però ci spostiamo al quotidiano Il Centro. Verratti sfottò ma per rinnovo da 11 milioni di euro, potrebbe firmare un nuovo contratto col Paris Saint-Germain. E il pescarese, dopo l'eccellente successo che ha avuto questa settimana con la partita dell'Italia contro il Liechtenstein, ricordiamo, vinta dall'Italia 6-0. E il Pescara, ci spostiamo alla Serie B. Memusciai, l'ex poco amato, punta il Lecce. Nel 2013 in Salento la promozione in B sfumata, Melegoni si opera e salta anche il mondiale. Vediamo qui anche il direttore sportivo teramano del Lecce, Meluso, squadra in salute e il pubblico ci spinge forte. Teramo sogna i play-off, il ruolino in trasferta spinge il Teramo a 3 punti dagli spareggi, Spighi siamo un osso duro per tutti. Spostiamo le pagine sportive del Messaggero, Lecce-Pescara, derby di Decanio, il commento dell'esperto tecnico Lugano, doppio ex della sfida di domenica sera. Entrambe le squadre hanno elementi in grado di dare un tocco di qualità in più. E vediamo anche qui, si parla del Teramo, per Teramo risposta da squadra, e Infantino sta migliorando anche se il dolore, dice, si fa sentire, e Persia non si è allenato invece. Ci spostiamo alla pagina sportiva del quotidiano La Città della provincia di Teramo, si parla anche qui del Teramo, Infantino, il cauto ottimismo del diavolo, l'attaccante ieri mattina ha corso all'acqua viva ma non è ancora certo che possa esserci col Renate. E poi si parla anche del basket con il Civitanova, faremo una grande partita, il centro del Teramo Marsili in attesa della gara del Palasca, i 2 punti da conquistare, dice, ad ogni costo. E
Con quest'ultimo articolo vogliamo concludere la nostra rassegna stampa e vi ringraziamo per l'attenzione che ci avete mostrato, che ci avete seguito e ci seguite quotidianamente tutte le mattine. Mattino 6 riprenderà domani mattina sempre alle ore 8. Per il momento vi auguriamo buona giornata e vi ricordiamo i nostri telegiornali di oggi delle ore 14, delle ore 19 e delle ore 23. Grazie.